Il mare è da sempre fonte di ispirazione e di energia ed è la nostra più grande passione. È un luogo selvaggio e ancora in gran parte sconosciuto, ed è proprio negli abissi che si nascondono le incredibili storie dei nostri protagonisti, di coloro che del mare hanno fatto una passione, un lavoro o uno stile di vita. Ciao Davide, ciao. Secondo me Ciao. Era rimasto connesso al Bluetooth della macchina. Non lo so, ipotizzo. Ok, no, non lo so neanche io. Guarda, sono con queste robe qua, non sono molto bravo. Dove ti trovi adesso? In Sardegna? No, io vivo in Spagna. In Spagna? Vivo in Andalusia adesso, sì. Vicino al mare oppure distante? Sì, guarda, in questo momento lo vedo. In un camper, in un campo, giusto per non perdere un po' quello spirito da vagabondo. Che meraviglia, è proprio di questo che vogliamo parlare, guarda, esatto. Di questo spirito che ci manca parecchio chiusi tra le mura. Noi sappiamo appunto che hai passato degli anni in barca a vela, tra l'altro ho un amico che ti saluta, Saverio Langianni, sì. Grandissimo amico. E lui c'è stato anche sulla mia banchetta. Io praticamente già facevo lo skipper, mi sono appassionato di mare da quando ero bambino, perché ho avuto la fortuna di passare l'estate in Liguria perché i miei nonni avevano una casa lì, e quindi giocando con le prime maschere, comunque era un po' giocare in mare andava comunque a toccare un po' quei lati di quello che chiamano il fattore Ulisse, no? Sempre quell'equilibrio tra la voglia di scoprire, la paura, le emozioni, eccetera, eccetera. Sempre quella voglia di vedere che cosa c'è dietro l'angolo. Quindi poi tutto è relativo. Quando si è bambini, quando ti allontani 10 metri dalla battigia, già ti sembra di aver attraversato un oceano, no? E quindi è sempre così. Quando scendi un metro e mezzo per raccogliere una conchiglietta ti sembra di aver fatto un record di apnea, è così. Però sì, è tutto proporzionato alle emozioni che provi, no? Ogni volta è un po' come se quel piccolo passo in più nel quale tu devi un po' superare quella paura che ti frena, però allo stesso tempo c'è quell'emozione che ti attira, ti fa sentire poi un po' più libero. E poi è tutto, diciamo, tutta la vita è poi, diciamo, la stessa cosa, la ricerca di questo ampliare i propri orizzonti, ampliare le proprie libertà, affrontando ogni giorno qualche paura diversa, che può essere anche solo quella di decidere di cambiare lavoro, o di cambiare casa, o magari lasciare una casa con tutte le comodità in centro per andare a vivere in una casetta di campagna, no? E sono tutte cose che danno un po' di paura, come può dar paura fare una capovolta per scendere in profondità in mare, o può far paura lasciare gli ormeggi per uscire dal porto, o tira sull'ancora con l'idea di fare una traversata. Perché è sempre la paura dell'ignoto, no? Di quello che non conosci. Come sarà il nuovo lavoro? Come sarà la nuova casa? Come sarà... Alla fine è sempre la stessa cosa. E credo che uno può o lasciarsi paralizzare dalla paura, o altrimenti cercare di mettere il proprio amore nell'inseguire quelli che sono i sogni, quello che è l'ampliare questa libertà, che richiede questa tassa di fare un piccolo saltino ogni volta, no? Certo. Però è l'emozione che ti stimola per andare avanti, poi l'ignoto ti genera comunque delle emozioni che ti danno la forza appunto di andare avanti. Ti fa sentire vivo. E quindi per arrivare poi alla barca, vabbè, io ho iniziato sempre da ragazzino anche a fare windsurf, perché era l'epoca comunque in cui stava, diciamo, il windsurf prendendo un po' piede in Italia, e quindi comunque anche la vela, l'assaporare, diciamo, quell'emozione data dal vento che ti spinge, la velocità, il silenzio, queste cose qua mi hanno affascinato in parallelo all'apnea fin da quando ero ragazzino. E infatti poi a 18 anni, subito dopo aver preso la patente per la macchina, ho preso la patente nautica facendo un corso al CUS, al Centro Universitario Sportivo, e così poi
sempre ero ancora giovane, ho iniziato a fare lo skipper, prima con amici che si fidavano di me per provare a fare una vacanza in barca a vela, e poi ho iniziato pure a lavorare da skipper per una società di charter. Ed è stata comunque una bella esperienza, però mentre all'inizio chi si avvicinava alla vacanza in barca a vela era qualcuno che ricercava un po' una vacanza in contatto con la natura, pian piano in quegli anni la vacanza in barca a vela era diventata un po' una moda e si avvicinava sempre di più gente che magari arrivava in tacchi a spillo e mocassini in barca con l'idea non di vivere una settimana in contatto con la natura, ma con l'idea che faceva figo, no? Andare a fare la vacanza in barca a vela, e però volevano passare da un porto all'altro, da un ristorante all'altro, da una discoteca all'altra, senza vivere il mare. E quindi lì a un certo punto mi ero sentito così, non mi sentivo più prima mi sentivo un po' una guida che accompagnava la gente a conoscere ancora di più il mare, no? A vivere all'ancora, a guardare le stelle di sera, a svegliarsi presto la mattina, a fare magari un po' di yoga sulla spiaggia, vivere in quel modo lì. E invece poi mi ero trasformato in un tassista che portava a motore questi in giacca e cravatta da un porto all'altro. E quindi, non mi piaceva più tanto. E quindi ho smesso di fare lo skipper. Nel frattempo avevo anche avuto un attimo di, forse un po' una crisi dalle gare, no? Perché anche lì sentivo questa aspettativa degli sponsor, l'aspettativa della gente che pensava che io dovessi diventare il futuro Umberto Pellizzari, eccetera, eccetera. E quindi mi ero allontanato per un attimo dalle gare. Poi era già qualche anno che ero stato anche in India, quindi stavo anche approfondendo tutto il discorso dello yoga, della ricerca interiore, così. E quindi a quel punto lì ho deciso di smettere di fare lo skipper, smettere di far gare. Ho comprato questo piccolo trimarano e anche lì i miei amici, a cui faccio vedere le foto di quello che avevo trovato su internet, così mi dicevano: ah, sei pazzo, che fai con un trimarano? E così, poi ti costa tanto di porto. Io gli ho detto: ma io non ci voglio andare in porto, io ci voglio navigare. Ma non c'è spazio dentro. Io ho detto: io non voglio stare dentro, io voglio star fuori. Tutto questo quindi, dov'è che navigavi maggiormente? In che mare? No, io, lo skipper l'ho fatto in Sardegna principalmente, tra Nord Sardegna e Sud della Corsica. Poi gli inverni li passavo spesso in Liguria, in questa casa dei miei nonni, che d'inverno era vuota, e quell'anno lì, quando ho comprato la barca, l'avevo comprata dopo aver girato per un mese passa in tutti i porti della Francia ad accompagnare un mio amico che si voleva comprare una barca di seconda mano. Quindi eravamo andati a vedere varie barche nei porti della Francia ed eravamo anche andati a una fiera dell'usato, e tornato da questo viaggio fatto con il mio furgoncino Volkswagen, dormendo su un materasso dietro buttati un mio amico, avevo visto parecchi trimarani e mi avevano comunque affascinato, no? E quindi quando sono tornato in Italia avevo trovato questa offerta di un trimarano su internet, sono andato a vederlo a Fiumicino, a Roma, e poco dopo l'ho comprato, quindi l'ho portato su in Liguria da Roma durante l'inverno, era gennaio, e poi a maggio, poi l'ho sistemato un po', ci ho preso un po' di confidenza, e poi a maggio sono partito e ho fatto Corsica, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, e poi sono stato in Grecia tutta l'estate. E poi per un po' di anni ho navigato per la Grecia, e d'inverno, a dicembre, prima di Natale, di solito tiravo su la barca in cantiere, tornavo a far Natale con la mia famiglia, e poi stavo un mesetto in Italia, nel frattempo magari facevo qualche lavoretto, davo il bianco a casa mia nonna, tipo, oppure andavo a aiutare amici a potare ulivi, che era una cosa anche che mi piaceva fare, e poi tipo verso febbraio così ripartivo, andavo in Grecia, facevo manutenzione alla barca e poi riprendevo a navigare. E quanto tempo è durato questo viaggio in totale? Ma è durato più o meno 4-5 anni. Cavolo. Di vagabondaggi di questo modo. Io sono partito nel 2005, poi fino a tutto il 2008, quindi 4 anni,
ho navigato spesso in solitaria e vivevo così, da solo, vivendo di pesca subacquea, vendevo qualche pesce per... Perché per accampato, cioè nel senso, anche perché se no facevi colazione, pranzo e cena con dentice magari il giorno prima. È così. E poi, niente, poi nel 2008 ho conosciuto la mamma di mio figlio e sì, più o meno a fine, diciamo a fine stagione del 2008. E poi il 2009 l'abbiamo passato in barca, sempre con lei, con nostro figlio in pancia. E poi mi è nato a, inizio settembre. Poi l'anno dopo di nuovo l'abbiamo passato in barca. Diciamo la stagione si è accorciata un po'. Io prima stavo in giro diciamo da febbraio-marzo fino a dicembre e invece poi con lei abbiamo iniziato a navigare a maggio. Siamo partiti ad aprile e ho fatto manutenzione. A maggio abbiamo iniziato a navigare e siamo andati, siamo rimasti alle Oglie per un bel po'. Beh, comunque diversi anni per mare, insomma, cioè si può dire diversi anni per mare, anche se poi effettivamente appunto un paio di mesi all'anno li passavi lontano dal mare, che poi magari lontano dal mare, non lo so, insomma, in, Liguria c'è uno splendido mare comunque, non so se praticavi magari un po' di apnea. Cioè, quanto tempo sarai mai stato a secco durante, la tua vita? Il mio record, a parte, vabbè, quando ero ragazzino io vivevo a Torino, cioè in provincia di Torino, e quindi l'inverno ogni tanto andavo un weekend, alle volte anche partivo in treno, andavo un weekend in Liguria per farmi un'immersione, però d'inverno non andavo tanto. E poi non sono mai stato per periodi lunghi lontano dal mare. Il mio record l'ho fatto l'anno scorso, che ero arrivato un momento un po' di stanchezza, quasi di burnout, sia mentale che fisico, dopo allenamenti, gare, sempre in profondità, sempre a stare in acqua e così, e quindi sentivo il bisogno di un attimino stare all'asciutto, ad asciugare un po' le ossa, che era cosa che non facevo da anni. E in più stavo anche cercando di fare un, processo di anche quello di libertà, no? Perché io amo il mare mi dà un sacco di libertà, però l'unica libertà che non mi dà il mare è quella di stare lontano dal mare. È una droga. Ti crea un po' una dipendenza, insomma. Sì, sì, è che è una dipendenza sana, però mi rendevo conto che tante volte se magari dovevo stare 4-5 giorni per un qualsiasi motivo lontano dal mare, mi innervosivo, cioè arrivavo proprio a un punto che davvero crisi d'astinenza, no? E quindi l'anno scorso ho fatto un po' questo challenge con me stesso, ho detto provo a fare un periodo e cerco di creare un legame con la terra come l'ho creato col mare. E quindi a me piace anche molto l'agricoltura, fin da quando ero bambino con i miei nonni che comunque erano agricoltori, e ho studiato agraria all'università perché sono comunque cose che mi piacciono. E quindi l'anno scorso, in questo periodo di 3 mesi, mi sono rimesso a fare l'orto, a fare, diciamo, cioè l'ho sempre fatto un po' l'orto, però ecco, mi ci sono dedicato di più. Per riprendere il contatto con la terra, insomma. Per cercare di rendere più profondo questo contatto con la terra. Anche adesso, ad esempio in questi giorni, diciamo, io non è che sono proprio in quarantena, a dire la verità, perché sono un privilegiato, vivendo qua nel campo, passo tutta la giornata all'aria aperta comunque. Poi qua c'è un sentierino che scende, io vivo praticamente su una specie di falesia vicino al mare, quindi posso scendere a un sentierino dove non incontro nessuno, non devo neanche diciamo incrociare una strada, e arrivo giù al mare, e quindi ogni tanto vado a farmi anche una nuotata con la mute, la monopinna. Sto approfittando di questo periodo per andare, per fare un lavoro anche più introspettivo, no? Ad esempio anche la pulizia del magazzino di oggi anche parte di questo lavoro, no? Di fare ordine, far pulizia. E poi sto meditando tanto in questi giorni, almeno 3 volte al giorno di solito. Wow. A volte anche di più. Sì, di solito medito la mattina o appena mi sveglio, altrimenti faccio prima una pratica di yoga e poi medito dopo. E poi durante il giorno, a metà giornata o comunque prima di cena e poi prima di andare a dormire di nuovo. E anche questo per me è un tuffo in profondità, è un connettermi con la natura, anche
la nostra natura, perché poi noi siamo natura, no? Siamo una parte di natura, siamo animali. E quindi anche connettermi un po' con la mia natura, sia animale che spirituale. Mi piace spesso pensare all'essere umano come un albero, dove la parte, diciamo, più materiale, fisica, animale, sono le radici, e dove i rami sono il nostro contatto con la nostra spiritualità, la luce. E per poter essere un albero sano hai bisogno di radici profonde che ti diano stabilità, senza paura di entrare nel buio della terra, e allo stesso tempo rami alti per prendere la luce del cielo. Questa fase meditativa è partita, credo, tutta dal tuo amore per il mare, da quello che ti ha lasciato l'apnea, ti ha dato l'apnea nella sua fase più introspettiva, diciamo. Sì, anche perché credo appunto un tuffo in apnea profondo possa rivedersi molto alle emozioni che si prova nella pratica dello yoga e della meditazione. Sì, sicuramente è stato proprio il passare, anche la fase, diciamo, di vita da pescatore mi ha aiutato tanto, perché il passare tante ore, magari 7-8 ore, a volte anche di più, di fila in acqua, nel silenzio, a respirare, ad ascoltare il tuo corpo, cercare di rilassarti sempre di più, e così alla fine ti porta in uno stato meditativo e di connessione con la natura sempre più profondo. Incredibile, questo è veramente bello. E se invece dovessi consigliare a qualcuno, non so, te tieni corsi anche di apnea tuttora, oppure non so, comunque hai tenuto corsi di apnea, se uno dovesse scegliere tra un allenamento per allenarsi per l'apnea profonda, cosa potresti consigliare? Magari maggiore attenzione sull'aspetto meditativo, yoga e quant'altro, oppure su una preparazione più fisica? Ma guarda, torniamo all'albero, no? Nel senso che la preparazione fisica, cioè le attenzioni da un punto di vista fisico-atletico, sono il prendersi cura delle radici, e non esiste spiritualità se non abbiamo delle gambe forti, no? Anche Jovanotti in quella canzone diceva: i grandi mistici hanno le braccia forti. Perché comunque anche la cura del fisico, anche nell'alimentazione, anche proprio nel rinforzare il corpo, aiuta anche il mentale e aiuta anche lo spirituale. Quindi poi la cosa più importante è fare la preparazione fisica in uno stato meditativo, cioè cercare di portare il massimo della consapevolezza in quello che fai, che vuol dire, nel momento in cui fai un esercizio e senti tirare un muscolo, entrare in contatto con quella tensione, sentirla, percepirla. E quindi sì, e in più la meditazione comunque ti aiuta anche in generale a diventare più consapevoli di te. Nei momenti in cui sei più consapevole, puoi anche capire quali sono le tue vulnerabilità, dove sei più debole, dove devi, diciamo, migliorarti. Perché poi una catena, cioè la forza di una catena si vede dall'anello più debole, no? Quindi se tu pensi a curare il fisico, però poi sei una persona che ha tante paure, alla fine magari, non so, è come avere una macchina da 300 cavalli, però andare ai 20 all'ora perché c'hai paura di andare a sbattere, no? Quindi devi, diciamo, la presa di consapevolezza ti aiuta a capire su che cosa devi lavorare, se devi lavorare sugli aspetti mentali, se devi rinforzare le gambe piuttosto che gli addominali, piuttosto che le braccia, o se devi allenare le capacità di fiato facendo lavori più per il fiato, o se devi... Così dipende da tante cose. La più importante è proprio cercare di conoscersi. E poi ci sono mille strumenti per imparare a conoscersi, che possono essere lo yoga, l'apnea, andare a correre tra le montagne, fare psicoterapie, fare lavori di costellazioni familiari, piuttosto che ci sono un milione di lavori per imparare a conoscersi meglio, e poi a potersi, diciamo, pian pianino evolvere, cercando di superare un po' quelli che sono i nostri limiti.
Esatto, infatti stavo dicendo proprio questo, secondo me proprio parte dal mettersi in gioco e da prendere la consapevolezza di quali sono i propri limiti, e una volta che vieni, che superi questi limiti, conosci una parte in più di te stesso, perché sì, in questo modo poi riesci a riconoscere la paura o questo stato che hai e sfidarlo, confrontarti con esso. Tra tutte le emozioni che hai provato in mare, sia durante, non lo so, le competizioni, una battuta di pesca o un tuffo magari, ce n'è una che ricordi in particolare che, non so, ci vuoi descrivere e raccontare? Ma ce ne sono diciamo tante, diverse, dalla pesca alle traversate, che come dicevo prima anche quelle sono un po' come un tuffo fondo, no? Perché quando tu lasci una costa e sai che magari c'hai 3 giorni di navigazione, ne ho fatte anche 2 atlantiche, però in equipaggio, non col mio trimarano, l'ho fatto imbarcato su delle barche più grandi, così, e sono state anche una bella esperienza. Però comunque ero su una barca più grande, con un equipaggio, con gente che conoscevo. Mi ha emozionato di più, per dire, fare traversate di 3 giorni in solitaria, tipo da una volta dal Peloponneso ho attraversato fino in Calabria senza passare dalla Puglia e dalle isole ioniche. Ho tagliato direttamente dal Peloponneso verso la Calabria. Ed è stata una traversata comunque impegnativa, e lì mi ricordo questa emozione nel lasciare la costa, chiedendomi ma forse meglio risalire, fare tutte le isole ioniche, fare una traversata corta, poi dalla Puglia andare in Calabria, eccetera eccetera, oppure taglio via dritto. E lì avevo la possibilità di andare a trovare degli amici che, se avessi fatto il giro lungo, non avrei visto, ed erano amici che avevo voglia di vedere, perché era tanto che non li vedevo, persone a cui volevo bene e così. E quindi, diciamo, per amore di questi amici ho accettato un po' questa sfida, no? Di dire ok, boh, parto. Però quando sai che hai 3 giorni di navigazione da solo, non sai se ti funziona il pilota automatico, non sai se magari c'è abbastanza vento per arrivare fin dall'altro lato senza, con la benzina che c'hai, perché non è che c'avevo benzina per fare 300 miglia, perché poi una barchetta piccola, quindi lasci la costa con queste incognite, no? E poi quando arrivi di là ti sembra di essere arrivato in America. No? E la stessa cosa vale per un tuffo fondo: quando tu lasci la superficie, lasci la certezza della luce, del respiro, della vita, e per entrare in un ignoto dell'oscurità, della profondità, è così. Quindi diciamo che a livello di record, un record che ricordo sempre con molta emozione, di cui c'è il video, non so se vi è capitato di vederlo su YouTube, Davide Carrera 111. Quello è stato un record che avevo fatto, ed era il giorno del compleanno di mio figlio, e c'era questa gara proprio in quei giorni lì. Io ero sceso a questa gara insieme a mio figlio, e in quei giorni appunto avevo dedicato, dopo un'estate intera a lavorare senza neanche fare tanti allenamenti specifici, perché più che altro portavo la gente in mare, così ogni tanto mi facevo un tuffo di allenamento, però magari avevo degli allievi che conoscevo, di cui mi potevo fidare, così finito la lezione magari mi facevo un tuffo di allenamento io appunto a 80 metri, no? E sul fondo, perché poi lì dove uscivamo non c'era tanto di più di profondità. E poi niente, a fine estate c'era questa gara. Sono andato con mio figlio, in quei giorni io ho dedicato un po' di tempo a lui, ho riposato un po' perché ero un po' stanco, e poi quel giorno della gara, il giorno prima, l'organizzatore della gara, che era diciamo il club a cui faccio parte, mi ha detto: ah, perché non riprovi a fare i 110 metri che avevi fatto a Roatán in una gara a inizio estate, no? E io ho detto: guarda, a sto punto, cioè, lo avevo preso quasi come uno scherzo, perché era qualche mese che non facevo tuffi così profondi, no? Avevo mantenuto l'adattamento facendo ogni tanto un tuffo così, però non sapevo. Però gli ho detto: guarda, a quel punto rischiare per fare 110, tanto vale che faccio 111, così
così è il record del mondo, no? Wow. Perché il record era 110. E lui mi ha detto, vabbè, dai, allora scrivo 111. E mio figlio, e poi io lo stavo per dire, no, ma aspetta, guarda, stavo scherzando. E mio figlio, che era lì di fianco a me, mi fa, papà, secondo me ce la fai. E poi io, a quel punto lì ho detto, vabbè, intanto non c'ho niente a perdere. Non è che mi ammazzo, se non me la sento mi giro e torno su, è finita lì. E quindi niente, il giorno dopo arrivo lì alla gara, logicamente un po' di emozione, perché dici, cavolo, 111 metri sono tanti, è così. Però in quel momento io mi sono detto, ah, la priorità è uscire con il sorriso, non è fare il record. Uscire con il sorriso, perché comunque oggi è il compleanno di mio figlio, sono qua con lui, voglio passare una bella giornata e poi vediamo. E sono entrato in acqua così, sereno, dandomi la libertà di, non che dovevo a tutti i costi fare sto record, ho detto, ah, io vado, poi vedo come mi sento. E alla fine mi sono trovato sul piattello in fondo così, quasi senza accorgermene. E quando ho fatto la, diciamo, la virata per tornare su, mi sono sentito, anche prima di fare il record in superficie, ancora sentivo un po' di questa stanchezza, comunque di tutta l'estate, senza mai fermarmi così. E quindi un po' ho detto una preghiera all'universo, ho detto, oh, io sono qua, se questo record, questo risultato può essere di ispirazione, può essere utile oltre che a me, anche per qualcun altro, per dare così un po' di motivazione, speranza, per portare dei messaggi positivi, aiutami, qua c'è il mio corpo, qua c'è la mia testa, usali. E mi sono un po' messo nelle mani di questa energia più grande di me, e l'ho sentita davvero entrare, nel senso che sembrava quasi essere un burattino dove i fili che mi muovevano erano nelle mani di qualcosa di più grande di me. E quando sono arrivato sul fondo e ho fatto la virata, mi si è accesa in testa una musica, che è quella che c'è nel video, che avevo sentito qualche mese prima, che mi era piaciuta e mi aveva dato forza. E quella musica lì praticamente mi ha dato, come se stessi ballando senza fatica al suono di questa musica. E quindi, boh, è stato bello. Incredibile. Meraviglioso. Cioè, ho la pelle d'oca perché è stato incredibile rivivere questa emozione dai tuoi racconti, perché si percepisce proprio come hai vissuto il tuo legame con il mare, sì, esatto. E credo che questa sia veramente l'essenza dell'apnea, proprio una connessione con la terra. Forse lo scendere sotto la superficie del mare è proprio un entrare in empatia, a contatto con la terra, che appunto può regalare queste emozioni e ti può dare questa energia vitale proprio. Sarebbe bello diffondere appunto questi messaggi di questa nostra disciplina, appunto del mare, dell'apnea in particolare. Che va, è qualcosa che va secondo me al di là del record in sé, ma è proprio tutta l'emozione che porta dietro. Sono emozioni grandi che davvero è difficile spiegare. A volte dell'apnea io mi sono approcciata a questa disciplina da molto poco, però è attraverso queste storie che mi fa venire voglia di approfondire anche una conoscenza di me stessa, non solo del fatto di scendere in profondità abissali, no? Proprio questo legame che c'è, che è meraviglioso a mio parere. Sì, perché poi magari per tanti un record può essere un numero, no? Metri, però in realtà sono queste emozioni che alla fine sono questo lavoro di evoluzione umana, perché poi in quel momento dice, io non mi sentivo solo nel fare quel tuffo. È un po' come se ti portassi dietro proprio l'umanità e il superamento di una paura, di un limite, e quindi un lavoro di liberazione dell'anima, di liberazione
dalle catene, da tutte queste cose qua. È incredibile. E poi il numero, sì, il numero rappresenta quel limite in quel momento, è semplicemente un simbolo. Però poi paragonato alle emozioni è veramente niente, appunto, è un numero. Sì. Nient'altro. Ed è lo stesso che provavo da bambino quando magari mi allontanavo un po' più dal bagnasciuga e magari arrivavo dove c'era il primo cespuglio di posidonia e mi ricordo il terrore che mi incuteva un cespuglio di posidonia, perché io vedo questa macchia scura che poteva nascondere qualche cosa e così, e comunque mi faceva paura. Io immagino il primo tuffo in apnea, io non lo ricordo con chiarezza il mio primo tuffo in apnea, però è sicuramente un po' la voglia di approfondire, di sfidare e di scoprire anche che cosa c'è in fondo al mare. E probabilmente, non so te come, se ricordi il tuo primo tuffo in apnea, o comunque le tue prime volte in mare, però è un po' quella sensazione di voler scoprire forse anche noi stessi, cosa c'è dentro noi stessi più che cosa c'è sul fondo del mare, insomma. Io ho iniziato dalla spiaggia, dalle spiagge della Liguria, quindi dove la profondità scende molto gradualmente. Ho iniziato così, con la maschera, facendo un po' di snorkeling e poi provando a scendere un pochettino, era un po' il gioco di andare a raccogliere qualche conchiglietta, che erano i piccoli tesori, no? E l'emozione è stata sempre molto dolce e gentile in queste entrate dalla spiaggia, che comunque erano sempre un avere un po' timore e un po' la voglia di scoprire, quindi era un po' questo gioco. Però non c'è stata un momento di un'emozione forte iniziale, perché è stata una cosa fatta molto gradualmente. La prima emozione forte era quella che una volta uscimmo a fare questa gita con questi barconi che fanno il giro. Io ero a Laigueglia e c'era questa barca che faceva il giro dell'isola Gallinara, no? E quindi avevamo fatto questo giro all'isola Gallinara, ci eravamo fermati per fare un bagno e lì all'isola Gallinara il fondale va giù a picco, quindi quando sono entrato in acqua per fare il bagno con la maschera ho visto tutto blu sotto, non si vedeva il fondo, e mi ricordo che questa cosa mi terrorizzava, perché non vedere il fondo mi dava un senso di quasi di perdermi, di vertigini. E quindi sì, quell'emozione era stata forte. Bello, bellissimo sicuramente. Invece emozioni delle prime volte di pesca, io per esempio, ecco, forse una delle prime emozioni in mare ce l'ho di quando, mi ricordo appunto, seguivo mio padre che pescava, e ho un ricordo molto nitido, nonostante ero veramente giovane, delle prime volte appunto attaccato alla boa, pineggiavo dietro a papà. Te la passione della pesca ti è venuta così, oppure cioè frequentando il mare gradualmente, oppure ti è stata trasmessa anche a te da tuo padre magari? No, i miei genitori, avevo solo uno zio a cui piaceva fare un po' di snorkeling e ogni tanto prendeva un polpo con le mani, perché non andava neanche con la fiocina, andava semplicemente a fare snorkeling e poi quando vedeva un polpo lo prendeva. Io ho iniziato in Liguria e anche lì è stato un inizio graduale, perché poi in Liguria dove stavo io non è che c'erano grosse prede, o quindi magari si prendeva un sarago, qualche pesce diciamo più muggine, qualche pesce più così modesto. Poi diciamo che la pesca, ho avuto periodi un po' alternati in cui mi dedicavo di più all'apnea, quindi andavo senza fucile, andavo solo con alcuni amici a provare a scendere un po' di più, allontanandoci un po' più dalla spiaggia, e poi avevo iniziato anche sì a fare qualche pescatina così, però sempre in basso fondale, nella zona lì Capomele, la zona diciamo tra Andorra e Laigueglia. Poi ho iniziato a fare qualche viaggio con degli amici di famiglia con cui andavamo in camper all'Isola d'Elba in Sardegna, e lì ho iniziato a vedere dei fondali un po' più, già facevo apnea, perché qui si parla già di quando poi avevo 16, 17, 18 anni, e già facevo apnea, già andavo quindi un po' più profondo, e quindi all'Isola d'Elba prima e in Sardegna poi
ho iniziato a pescare un po' più profondo. E ricordo, vabbè, il sogno di un qualsiasi pescatore subacqueo, spesso è il dentice, perché comunque è una preda che richiede così un impegno, già una tecnica particolare, anche secondo me è più complessa. Sì, e quindi ricordo che un amico pescatore mi aveva un po' spiegato proprio semplicemente la teoria della pesca al dentice, come fare l'aspetto e così, ed eravamo appunto, io avevo 18-19 anni, eravamo in camper vicino a Villa Simius e con un gommoncino eravamo andati a Serpentara, che a quei tempi non era ancora parco marino, e avevamo ancorato lì, e lì avevo preso il mio primo dentice di, diciamo, di taglia, che era 7,3 kg, e ricordo ancora l'immagine, e mi ricordo che quando sono uscito dal tuffo in cui ho preso questo dentice, ho urlato talmente forte che un nostro amico, io ero in acqua con un mio amico, e un nostro amico era rimasto sul gommone ancorato dall'altra parte dell'isola. Noi nel frattempo avevamo fatto il giro dell'isola, e il mio amico sul gommone dall'altra parte dell'isola mi ha sentito gridare per la gioia. Chissà che spavento si è preso. E quindi era stata, sì, quella è stata una bella emozione. Poi ce ne sono anche altre, di magari la prima ricciola grande o comunque qualche bella cernia. Tra l'altro, ecco, Saverio, proprio Saverio di cui ti parlavo, riesce a vedere una ricciola enorme che prendesti te in Grecia quando andaste in vacanza insieme in barca. Sì, quella era una ricciola di 45 kg, che è la ricciola più grande che ho preso in vita mia. Wow. E, sì, anche quella era stata un'emozione molto forte. La pesca la stai praticando ancora? E, non so, stai praticando più pesca, più apnea? E qual è il tuo progetto magari futuro, su cosa stai lavorando? Allora, principalmente pratico apnea, perché attualmente diciamo il mio lavoro e passione è il fare gare, allenarmi, quindi fare l'atleta, e cercare tramite l'immagine di atleta, cercare di passare dei messaggi positivi sull'ambiente e sulla salute. E altra cosa che faccio lezioni di apnea, quindi vado in acqua a fare lezioni, e quindi sempre apnea. Ogni tanto vado a pescare per mangiare un pesce con mio figlio. La fase, diciamo, di vita eremitica in barca a vela, in quella fase vivevo di pesca, e quindi ogni giorno stavo ore e ore in mare a pescare. Adesso molto meno, un po' perché credo ci siano anche stagioni nella vita, no? Ci sono momenti, adesso sento anche meno, non lo so come definirla, però quell'istinto da predatore lo sento meno forte, pur essendo consapevole di essere comunque un predatore, e pur essendo consapevole che se voglio mangiarmi un pesce, il modo più ecologico per mangiare un pesce andarselo a pescare, anche perché la pesca subacquea è il tipo di pesca a impatto ambientale minore, perché comunque c'è una selezione a priori, non è che tu cali una rete e poi magari una parte del pescato la devi buttare via perché non è commestibile o è troppo piccola o eccetera eccetera, e quindi è sicuramente quella più ecologica. In più, anche perché alle volte mi chiedono, ma tu fai yoga, mediti, ma non sei vegetariano o vegano, così. A me piace sentirmi libero, e in più per me questo contatto con la natura, questo rispetto con la natura, diciamo, mi vedo più affine con la filosofia degli indiani d'America, no? O degli indios del Sud America, dove c'è comunque anche la caccia vista come un'interazione con madre natura. Alle volte mi piace quasi dire che il pescare o il cacciare possono essere come il nutrirsi dal seno della madre, no? Che è un rapporto carnale che hai, viscerale che hai con la madre, e quindi è una cosa che alle volte proprio ci porta a rispettare anche di più la madre terra, pur
passando tramite l'uccisione di animali. Questa è veramente la definizione più bella che credo si possa dare a una disciplina come appunto la pesca subacquea, la pesca in acqua nera. Perché è proprio vero, appunto, è proprio un contatto intrinseco con madre terra. Sì. E poi ad esempio anche su libri di yoga di vecchi guru, di vecchi maestri, loro dicevano che tu puoi cacciare, puoi mangiare carne, anzi dicevano puoi anche mangiare carne, non è per forza che se fai yoga e mediti devi essere vegano, però questi maestri dicevano se vuoi mangiare carne te la devi andare a cacciare, perché anche quella diventa una presa di consapevolezza e diventa anche che tu alla fine mangerai carne in maniera equilibrata, nel senso mangiare carne solo ed esclusivamente nel momento in cui ne hai davvero bisogno e nel momento in cui hai il coraggio di uccidere l'animale, perché vuol dire che davvero hai fame. 2 giorni fa c'era una gallina che probabilmente era scappata da qualche pollaio nel campo qua di fianco a dove sto, ed ero qua con mio figlio, e mio figlio vede sta gallina e era lì che la guardava e così mi fa papà ma la prendiamo? E gli ho detto ma tu avresti il coraggio di ucciderla? Gli ho detto ma che cosa vuoi fare? Vuoi che ce la mangiamo stasera a cena? E lui mi fa sì sì, e gli ho detto ma tu avresti il coraggio di ucciderla? Lui mi ha detto no, a dire la verità adesso no. Ho detto allora lasciamola vivere. Bellissima questa cosa, anche questo punto di vista secondo me, come diceva anche Federico, ci siamo trovati diverse volte a dover discutere con delle persone riguardo alla pesca subacquea. Adesso non so se hai visto il nostro canale, però lui praticando pesca subacquea ci sono magari le foto delle catture eccetera. E tante volte vieni definito come l'assassino, come l'assassino e tutto quanto. In realtà è tutto commisurato al nostro bisogno, perché cioè, lui va a prendere il pesce, lo fa per passione, per sport sicuramente, però cioè, mai più viene a casa con 150 kg di pesce da congelare o da buttare via, perché... E spesso quello che non si capisce appunto è l'impatto ambientale che... Quanto impatto ha andare al supermercato a scegliere il pesce dal banco del pesce e quanto invece meno ne abbia andare sott'acqua e prendersi appunto la cena. Sì, che poi se vai al supermercato probabilmente anche trovi i pesci d'allevamento che alla fine alimentano comunque un inquinamento e una perversione del sistema alimentare, perché sono poi pesci che vengono spesso nutriti con mangimi poco naturali eccetera eccetera, e quindi sì, è sicuramente più ecologico andarselo a pescare. Poi sul fatto di postare foto, io su quello ho preferito restare sempre abbastanza discreto per non cadere nella pornografia della pesca, no? Perché anche per me è una cosa talmente intima che prima parlavo del seno materno, no? È un po' come se io mettessi la foto delle tette di mia mamma. E quindi, sì, poi vabbè, una foto magari di una preda bella che è legata a una storia, legata a delle emozioni, così ci sta. Però sì, non ho mai voluto fare troppe foto e condividerle troppo, perché sì, tanta gente che non ha mai vissuto magari la caccia o la pesca, magari non capisce questa cosa, no? E poi magari la stessa persona che ti addita come killer perché c'hai una foto con un pesce, magari fa delle scelte di vita anche nel vestire, anche nel comprarsi l'ultimo smartphone che comunque inquina per essere prodotto, anche con un consumismo smodato, che è comunque una fonte di inquinamento e di poco rispetto per il tutto, no? per tutto il pianeta. Verissimo. E quindi poi tutto sta a un equilibrio, come anche a me il tofu piace, ad esempio, no? Però se ci pensiamo, se devo comprare del tofu che magari arriva dal Giappone, forse è più ecologico sparare un pesce a 1 chilometro da casa mia. Sì. Pensare che quello arriva appunto con un aereo dal Giappone
è pura follia, no? Sì, è che poi magari è creato con della soia transgenica o della soia comunque dove di coltivazioni industriali dove viene utilizzato comunque tanta chimica tra fertilizzanti e pesticidi, e quindi alla fine ha un impatto ambientale diciamo maggiore. Maggiore, certo. Vabbè, Davide, ci ha fatto veramente tanto piacere la tua esperienza, e ti salutiamo e insomma tanto in bocca al lupo per i tuoi progetti. E l'ultima cosa, se hai qualcuno da consigliarci con una splendida storia di mare come la tua, ci farebbe tanto piacere appunto contattarlo e sentire anche la sua storia. Va bene, ti mando allora un messaggio poi su WhatsApp con alcune... Va benissimo. Volentieri. Un abbraccio. Un abbraccio. Anche a te. Ciao. Ciao.